Innanzitutto mi presento. Allora, io sono Giorgia Lodi e basta. Nel senso che tutte le volte che devo sempre dire ma tu, qual è la tua affiliation, mi è sempre molto difficile, perché io lavoro come consulente presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, ma è sempre molto complesso presentarsi sotto certi cappelli. Quindi Giorgia Lodi e basta, direi che è più sufficiente. Ed è ancora qua il motivo, quindi va bene. Sono un po' lento. Mi giuro che ho fatto una lezione che giorni fa al Comune di Roma Capitale e questa cosa non era accaduta. Solo una presentazione o c'è anche qualcosa di interattivo? In caso no, è solo una presentazione, ma semplicemente devo vedere una Servono altre sedie? Vediamo. Quasi. Quasi, c'è stata la rotellina incoraggiante. Mi è stato chiesto di venirvi a raccontare. Perché sto andando avanti per tanti giorni? Le magie della pubblica amministrazione. Ok. Mi è stato chiesto di venirvi a raccontare, in realtà è stato nato veramente sul canale Slack questa cosa. Se qualcuno faceva linked data in Italia, nel contesto anche del Data and Analytics Framework, siccome lo facciamo, allora. Un ragazzo del team digitale col quale io collaboro ha fatto il mio nome, mi ha taggato e quindi ho conosciuto Marco in questo modo. L'idea di questa presentazione è quello di presentarvi il lavoro che stiamo cercando di fare. Come vi dicevo prima, io sono consulente presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, ma sono, virgolette, diciamo così, in prestito presso il team per la trasformazione digitale, sto lavorando con loro nello sviluppo del Data and Analytics Framework. Vi spiegherò brevemente che cos'è, e nello specifico, nell'ambito di quel grosso framework che è, in effetti, io mi occupo della parte di interoperabilità semantica e dello sviluppo delle cosiddette ontologie per la pubblica amministrazione e di tutto quel filone anche di produzioni di cosiddetti linked open data a partire dai dati che fluiscono all'interno del DAF, che è un grande data lake di fatto allo stato attuale, dove già una serie di dati delle pubbliche amministrazioni stanno confluendo. Quindi vi parlerò della rete di ontologia che stiamo facendo, si chiama Ontopia, e del knowledge graph che sta pian piano nascendo attorno a questo lavoro. Quando Marco mi ha coinvolto mi ha chiesto di fare un abstract e mi ricordo, ho detto Dio, adesso come glielo spiego, perché un po' a volte sono sempre quegli argomenti un po' di nicchia che è difficile anche da spiegare, però in realtà mi è venuto in soccorso, e l'abstract ricalca un po' questo, mi è venuto in soccorso il sempre UK, che in questi casi quando si parla di dati particolarmente avanti, anche se ho visto che sta perdendo qualche posizione in qualche indice, diciamo, internazionale. E in particolare l'ufficio di statistica ha pubblicato un blog post proprio di recente dove si diceva quella cosa che io ho lasciato là in inglese, perché secondo me io ho provato a tradurlo nell'abstract in italiano, ma rendeva molto meglio in inglese. Che è un po' tutto il nucleo del perché noi siamo anche qua a parlare e fare questo meetup. Però cioè, loro mi piaceva anche il parallelismo che avevano cercato di dare, ovvero quello delle
il fatto che una singola strada tipicamente ti porta in un luogo ad un altro, ma in realtà il vero valore aggiunto è la rete di strade, no? Perché è con la rete di strade dove tu puoi effettivamente arrivare ovunque. E loro dicevano la stessa identica cosa vale per i dati. I dati non sono, non è tanto importante il dataset in sé, ok? Quanto la rete di dataset che noi possiamo effettivamente creare mettendoli insieme. Allora, prendendo questo spunto, io non so quanti di voi sono famiglie, insomma, confidenti anche con LinkedIn Open Data o no, non lo sapevo, ho chiesto a Marco com'era l'audience e quindi ho messo dentro una cosa molto ad alto livello, chiaramente quanti di voi smanettano su queste cose e troveranno questa cosa veramente assurda, però per quelli di voi che non conoscono il paradigma magari può essere utile partire un po' dalle origini e parto dal web, ok, per spiegarlo, perché anche quando mi trovo a dover spiegare queste cose nelle pubbliche amministrazioni, credetemi, non è facile. Non è facile perché non sempre seguono. Ho fatto appunto, come diceva qualche giorno fa, un corso al Comune di Roma Capitale con persone che di queste cose proprio non hanno mai visto niente, però molto probabilmente loro sanno che cos'è il web perché magari lo usano tutti i giorni e nell'usarlo molto probabilmente sanno che quando uno va su una pagina web, ok, ha la possibilità di saltare verso altre pagine web, ok? I cosiddetti hyperlink. Allora, nel web, questi hyperlink, cioè, sebbene nell'idea originale di Tim Berners-Lee il web era comunque semantico ancora da allora, però tutto sommato se voi avete degli hyperlink non avete dei tipi, ok? Cioè c'è un collegamento tra due documenti che stanno all'interno del web, ma non è esplicitato che tipo di collegamento è. Okay, le risorse sono dei web document e avete degli standard come tutti voi conoscete HTML per poter, e altri standard naturalmente del web per poter utilizzare e navigare all'interno del web dei documenti. L'idea che almeno io ho trovato particolarmente attraente quando ho iniziato a lavorare con questi dati nativamente collegati è sempre ancora di Tim Berners-Lee che ha detto vabbè, ma se facessimo la stessa identica cosa con i dati, una pagina web è un documento, testo tipicamente anche non strutturato, ma là dentro ci sono tantissimi dati, no? Che è l'unità minima. E quindi lui diceva proviamo a fare la stessa identica cosa con i dati, cioè proviamo a dare anche lì un identificativo univoco ai dati, ok? E cerchiamo di usare gli stessi standard che usiamo nel web per poter collegare questi dati tra di loro e navigarli così come voi navigate normalmente il web. E quindi da qui è nata l'idea del cosiddetto linked data, nonché tutta una serie di standard relativi a questo paradigma, e sono iniziate a nascere le prime iniziative di dati effettivamente collegati secondo quel paradigma tipico dei linked data, dove voi avete protocolli appunto del web che comunemente vengono usate, ma voi date di fatto degli identificativi univoci ai vostri dati e che vengono navigati appunto con particolari tipi di protocolli che sono a loro volta standard. Nel 2007 c'è un'iniziativa che è ancora attiva dove c'era una sorta di censimento dei dati aperti, soprattutto, anche qui dati aperti, siamo tutti in linea sulla definizione, perché anche questa è un'altra cosa che le pubbliche amministrazioni, penso che l'open data è una delle definizioni più personalizzate dalle pubbliche amministrazioni che esistano, no? Sto parlando di dati in formato machine readable, associato con quali vengono associate una licenza che può essere che garantisce il riutilizzo da parte di chiunque, ok, soprattutto naturalmente anche dalle macchine, con al massimo due vincoli, quello di citare la fonte oppure di condividere allo stesso identico modo in cui la fonte ha condiviso il dato. Questa è l'idea dell'open data. Linked data e linked open data sono i dati che hanno queste caratteristiche ma che naturalmente seguono gli standard del web semantico, ok? Quindi da questo nel 2007 c'è stato questo censimento, questa era la nuvola. Non so quanti di voi conoscono DBpedia. DBpedia, qualcuno dice sì,
sapete tutti, qualcuno no, di Wikipedia è di fatto una grossa base di conoscenza su dei dati provenienti da Wikipedia, ok? Ed è una base di conoscenza che chiaramente è disponibile secondo questo tipo di paradigma. Interrogabile attraverso degli standard, e c'è un moltissimo scibile incluso all'interno di Wikipedia, tant'è che Wikipedia era già considerato, o iniziava a essere considerato, c'era una pubblicazione scientifica su questo, il nucleo di questa nuvola, no, di dati linked open data che stava nascendo. Ora, sempre questo progetto che cerca di far vedere a che stato siamo dei linked data presenti, linked open data presenti all'interno del banco dei dati, al 28 giugno 2018 la situazione era questa, ok? Quindi qui ci sono anche dei colori, iniziate a vedere che hanno inserito dei colori per indicare i campi di intervento. Se non sbaglio, quello giallo dovrebbe essere la parte di pubblica amministrazione. Ormai la rete sta veramente esplodendo sempre di più. Tra parentesi aggiungo che non è che tutti quelli che fanno LinkedIn Open Data stanno effettivamente qua dentro, sono quelli che sono anche tra l'altro censiti qua dentro. Per essere censiti qua dentro bisogna rispettare delle regole ben precise proprio anche tecniche, perché non è che si fa LinkedIn Data così, ci sono delle regole per farli fatti bene, e non tutti sono quelli che trovate anche nel mondo della pubblica amministrazione, questo non posso garantire di certo, sono effettivamente fatti bene. Quindi l'esplosione di questo paradigma è in atto. Da un punto di vista tecnico, LinkedIn Open Data sono, i dati sono organizzati a triple, ok? Soggetto, predicato, oggetto, che è molto semplice, anche se uno può pensare alla lingua italiana, per esempio, è un paradigma molto semplice. Qualcuno mi ha fatto anche, un filosofo, mi ha fatto anche notare che è una semplificazione troppo grande rispetto alla ricchezza del nostro linguaggio e del nostro, diciamo, mondo in generale. È vero, certo, sono delle semplificazioni, anche chi l'ha fatto lo sa, però insomma intanto quantomeno inizia a funzionare. In questo standard, quindi il linked data hanno come standard principale lo standard LDF. LDF sta per Resource Description Framework. Lo ripeto allo sfinimento: nel mondo della pubblica amministrazione l'LDF non è un formato, ok? Quando sento che l'LDF è ridotto a sintassi oppure a un semplice formato, mi viene un po' male. L'LDF è un modello di rappresentazione di dati integrati all'interno del web, ok? Ed è questo il modello, soggetto, predicato, oggetto, dove ogni entità identificata univocamente da un URI, Uniform Resource Identifier, tipicamente il soggetto e il predicato hanno sempre un URI, l'oggetto può essere a sua volta identificato da un URI oppure può essere un valore finale, quello che nel gergo tecnico viene chiamato literale, literal, ok? Può essere una stringa, può essere un numero, e questa è la differenza. Le triple diventano tra di loro interconnesse quando condividono la stessa identica entità. E qui ho fatto un esempio su DBP di Roma, ok? Quindi avete il nodo, il soggetto, che ha RDFS label, è di fatto un predicato, c'ha un valore che è Roma, e ha un'altra tripla che collega Roma con il paese di DBP di Italia, e DPP di Italia a sua volta un oggetto che collega ad un'altra tripla che mi dice qual è la home page di Italia, ok? Allora qui vedete due casi di valore finale ma anche di interconnessione di dati. Quindi capite bene che questo standard di fatto ingloba nativamente il fatto di poter integrare i dati tra di loro, che questa è la vera forza, ok? Di questo modello. I vantaggi sono tanti, secondo me. Il vantaggio è che siamo sul web, ok? Essere sul web significa che stiamo usando i protocolli che tutti noi usiamo tutti i giorni, non stiamo reinventando cose strane e diverse. E l'altra cosa è appunto che siccome io do un'identità ad ogni singolo oggetto, a ogni singola cosa del mio mondo,
dare un'identità a ogni singola cosa è fortissimo come concetto, perché se tutti noi concordiamo su quella stessa identità, a quella cosa, stiamo tutti parlando la stessa lingua e quindi significa che stiamo interoperando, ok? E quindi stiamo andando verso la risoluzione di uno dei grossissimi problemi che è l'interoperabilità semantica. Quindi risolvere il problema dell'identità significa riuscire a essere interoperabili da un punto di vista semantico. E questo è veramente fortissimo. Voi pensate al contesto della pubblica amministrazione italiana, dove le banche dati tipicamente non comunicano tra di loro, sono tutte scollegate, hanno dati replicati tra di loro. Io penso di averne liste diverse dove tutte le volte si ridefinisce sempre la solita lista dei comuni italiani, delle regioni italiane, delle province. Ce n'è una e quella è, ok, se non potessimo dare un'identità univoca al comune di Roma, quello è per tutti e non devo reinventarmi sempre di volta, tutte le volte la ruota. Considerate che i comuni cambiano anche abbastanza rapidamente, visto che si fondono, attualmente c'è la tendenza a fondersi, quindi è chiaro che se tu ti replichi il dato al tuo interno, potresti creare dei problemi. Questi sono i problemi che tutti noi cittadini poi percepiamo quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione. L'altra cosa che secondo me ha come vantaggio importante rispetto però al tema dell'open data, più che al tema in generale dell'interoperabilità semantica, è che questo paradigma impone il fatto di dover esporre anche degli endpoint per la loro interrogazione, perché questo paradigma nasce per le macchine soprattutto, nasce per i dispositivi digitali, non è tanto per l'utente finale, mia mamma, che non capirà mai quello che può essere un open data, ok? Ma è per far sì che vengano sviluppate applicazioni innovative sopra questi dati che sono tra di loro legati. In questo caso esiste uno standard dello stack del web semantico che si chiama Sparkle, con tutti i suoi limiti del caso, perché ne ha, che è un linguaggio simile a SQL che vi consente però di navigare un grafo, perché qui stiamo parlando a grafo, ok? Quindi l'idea di avere associate delle API per l'interrogazione dei dati da un punto di vista dell'open data è fortissimo, perché tipicamente quando si fa l'open data si pubblica un CSV sul web e si dice ho fatto l'open data, poi rimane là e finisce lì, no? Invece qui c'è una continua ricerca anche in termini di qualità del dato che viene portato fuori e la possibilità appunto, come vi dicevo, di dare questa interrogazione. Poi, siccome è una lotta continua nella pubblica amministrazione, molto spesso mi sono anche sentita dire vabbè, ma però questa cosa, Giorgia, cioè, ma non li usa nessuno questi link open data, tu sei fissata, no? Allora, della serie, ma non li usa nessuno, ho provato a portare una carrellata, non li usa nessuno. Per farvi un esempio, anzi diversi esempi, del fatto che forse ce ne rendiamo anche molto poco, ma sono più usati di quelli che forse noi pensiamo, ok? Questo è un esempio di un privato, che è la BBC, che ha in occasione dei Giochi Olimpici del 2012, se non sbaglio, creato interamente il suo portale sulla base di questi standard, quindi tutto basato su linked data, ok? Questo perché volevano far sì che le notizie relative a quello che accadeva anche in quella situazione sportiva venissero in un qualche modo collegate tra di loro secondo certi criteri e quindi dare all'utente finale una maggiore navigazione anche rispetto ai suoi interessi nello specifico. Quindi loro avevano completamente adottato questo paradigma e quando in Agid nel 2012 abbiamo iniziato a fare linked open data, finimmo dentro un report della Commissione Europea che analizzava i cosiddetti business model di linked open government data, però buttarono dentro anche altri business model di allora, finimmo insieme alla BBC, quindi fu una cosa abbastanza nuova per noi e lì venne a sapere appunto della BBC. La BBC non apriva niente, non ci sono linked data, non è che si interroga l'endpoint, semplicemente loro lo usano dietro. E poi c'è quello era l'esempio privato, facciamo l'esempio della community, c'è una community che appunto
Wikidata, dove c'è questo enorme knowledge base una bella knowledge base con tutti questi dati. E qui c'è la cosa bella di questo, è che è una community che incrementalmente va lì e, esattamente come funziona il meccanismo di Wikipedia, aggiorna questi dati e crea l'interlinking con altri dati. Okay? E questo a me piace molto come esempio, poi ci sono anche qui un po' di problemi, chi mi segue su Twitter lo sa che ho avuto un'enorme discussione, cioè un bellissimo thread su Twitter sulla questione delle licenze per gli open data e Wikidata è coinvolta, però secondo me questo è uno dei progetti più importanti anche per la comunità di quelli che operano con i link ad open data, perché poi il riuso che se ne fa sta qua dentro, ok? È sempre della serie, ma non li usa nessuno. Ho detto, vabbè, proviamo a trovare un esempio di non proprio pubblica amministrazione, perché la Camera dei Deputati non è considerata proprio una pubblica amministrazione a tutti gli effetti secondo la definizione, ma è comunque un soggetto pubblico. La Camera dei Deputati ha fatto il portale storico della Camera dei Deputati interamente basato su un standard che avete visto prima. Quindi si è messa a fare tutta una conversione di tutti i dati che avevano e dietro usano questo e hanno creato questo portale storico che tutti voi potete accedere. E poi c'è il Google Knowledge Graph, lo conoscete? Se voi andate a fare delle ricerche su Google, immagino che vi sarà capitato di vedere che iniziano a diventare sempre più comuni il fatto di vedere, insomma, io ho cercato Lino Gaetano, ho iniziato a vedere i suoi album, magari con chi altro ha collaborato e tutto il resto. Lì dietro c'è l'opera di questo Google Knowledge Graph. Non so tantissimo, devo dire, di questo, degli insight. Abbiamo, io e alcuni miei colleghi del CNR abbiamo provato a chiedere a uno dei responsabili di Google qualcosa di più. Non si sbilanciano più di tanto, sicuramente usano JSON-LD. JSON-LD è una serializzazione nel mondo JSON del paradigma Linked Data, quindi del modello RDF, e usano JSON-LD, non penso che usino Sparkle Endpoint per fare interrogazioni, penso che usino altre tecniche tipo il Linked Data Fragment che si stanno sviluppando abbastanza rapidamente anche proprio per migliorare alcuni limiti che hanno le query Sparkle, soprattutto quando fai query Sparkle distribuite federate. E poi in ultimo, che chiude la carrellata del ma non li usa nessuno, volevo farvi presente che l'inventore del web, Tim Berners-Lee, si è preso un anno sabbatico dal MIT e dal W3C sostanzialmente, continuerà a dirigere ancora l'Open Data Institute in UK, però si è fondato una startup che si chiama InRapt, con altre persone stanno creando questa piattaforma che si chiama Solid, che per loro è il nuovo web. Vogliono togliere di fatto tutti questi agglomerati centrali, soprattutto per i dati personali, no? Cioè, ormai noi quando siamo sul web abbiamo tantissimi dati anche personali che sono nelle mani anche a volte di pochi. Loro vogliono ritornare al web aperto per tutti e quindi l'idea di Solid da dietro è quella che ognuno di noi ha il proprio spazio web, ok? E io sono io che decido con chi condividere quel mio pezzo di dato nel mio spazio. Tutto sotto è RDF, ok? C'è stato di recente una persona di una pubblica amministrazione, lo racconto perché secondo me è carino come aneddoto. Non tutti nella pubblica amministrazione ci capiscono, ci sono molte persone molto in gamba nella pubblica amministrazione e io ho avuto la fortuna in tanti anni di lavorare in Agit di conoscerne tantissime e questa persona una sera mi ha scritto e mi ha detto mi sono iscritto a Solid, c'ho cioè il mio pezzo di nuovo web e ho pensato subito a te perché era tutto RDF, ok? Quindi anche nel momento in cui vi iscrivete la vostra persona è descritta attraverso alcune ontologie ben note nel mondo del web di dati. Ora, spero di avervi convinto su non li usa nessuno, insomma. Quello che vorrei cercare a questo punto di dirvi è come noi possiamo fare per recepire tutto questo e da dove iniziare, no?
Questa è una domanda che ci siamo fatti qualche tempo fa, come vedete in Agid nel 2012, avevamo pubblicato le linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i linked open data. L'idea era che, secondo noi, ma molte delle pubbliche amministrazioni che avevano partecipato, la leva di linked open data sarebbe stata la leva giusta a quel tempo, anche se ne parlava molto più di open data di adesso, poteva essere la leva giusta veramente per perseguire l'obiettivo dell'interoperabilità semantica, e abbiamo proposto una metodologia per arrivare a pubblicare dei dati di questo tipo. Vi tralascio il fatto che bisogna individuare dei dataset, questo non è banale nella pubblica amministrazione, forse per noi sì, ma nella pubblica amministrazione questo concetto non è banalissimo, e vi tralascio, anche se è forse il punto fondamentale di tutto, la bonifica dei dati, è lì che parte tutto, ok? E qui in stanza ci sono delle persone che lavorano con me e lo sanno benissimo cosa vuol dire bonificare i dati. È il punto di partenza di tutto per avere alla fine un dataset che abbia un senso. Però io qui in questa presentazione non potevo parlarvi di tutto, ma vorrei iniziare dall'analisi e modellazione e poi arrivare, diciamo, in fondo. Allora, sull'analisi e modellazione abbiamo fatto un ragionamento tempo fa con il team della trasformazione digitale e abbiamo creato questa rete di ontologie che si chiama Ontopia. Che cos'è Ontopia in a nutshell? Anche qui, questo tra l'altro, questa slide è nata da un'interazione che ancora una volta io ho avuto su Twitter con un dirigente della funzione pubblica, e dopo che è stata pubblicata una delle ontologie che è stata anche diciamo promossa da alcuni che usano queste cose, lui ha detto: vabbè, ok, tutto bello, ma cosa serve, perché fare questa cosa, no? Cioè, perché noi dobbiamo fare questa roba e che cosa serve? Quindi ho cercato di, in poche parole, schematizzare del perché tutto questo. Allora, Ontopia di fatto definisce un linguaggio comune per l'interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni, a tutti gli effetti è questo. E il modello è formale, condiviso e machine readable soprattutto, perché molto spesso si vede definire dei modelli che sono ancora una volta dei PDF. Usciamo dalla logica anche di fare delle modellazioni solo a PDF, ok? Cioè cerchiamo di renderle machine readable. E l'altra cosa è che apre la strada alla creazione di questo knowledge graph della pubblica amministrazione italiana, perché è il punto attraverso cui noi possiamo interrogare e creare i modelli di questi dati. Giusto due cose. Ontopia include al suo interno sia ontologie che vocabolari controllati, che sono due termini che vengono tipicamente usati nello stesso identico modo, ma sono due cose diverse, almeno anche da un punto di vista tecnico sono per noi due cose completamente distinte. Allora, questa è una definizione che si trova allo stato dell'arte, insomma, abbiamo cercato di usare la definizione, quindi è una specifica formale ed esplicita di una rappresentazione, concettualizzazione condivisa di un certo dominio di interesse, ok? Quindi partite da un dominio di interesse, avete certi requisiti di modellazione e fate una rappresentazione formale di questo dominio. Il vocabolario controllato per noi non è altro che una lista di codici, tipicamente label, che deve essere autoritativo, perché se si chiama Roma Capitale, il comune non può chiamarsi Roma oppure R.C. o altre cose, no? Come si vede molto spesso. Deve essere una lista, anch'essa però identificata univocamente da dei codici. I codici sono gli elementi persistenti che durano nel tempo, le label magari possono anche cambiare, ma nel momento in cui io quindi mi riferisco a quel codice so che la label ufficiale è quella e tutti così parliamo nello stesso identico modo. Ok? Vedrete fra poco che questi due mondi li abbiamo collegati tecnicamente tra di loro da un punto di vista semantico. E perché fare Ontopia? Ve l'ho detto un po' prima, tra l'altro questa non è altro che una traduzione di un documento europeo che ho calato all'interno di Ontopia e secondo me si riconduce molto facilmente. Se dovete sviluppare un nuovo sistema informativo, sicuramente avere una modellazione che è comune per tutti è un vantaggio per agevolare lo scambio di dati, chiaramente, l'abbiamo detto prima, per agevolare l'integrazione tra i dati.
e chiaramente per standardizzare dati aperti, non ho messo tra parentesi perché adesso noi lo stiamo applicando dei dati aperti, ma in realtà questo paradigma non è, e le ontologie stesse, questa è un'altra cosa che bisogna chiarire, non nascono solo per il mondo open data, ma possono essere usate tranquillamente anche per un mondo che non è necessariamente dato di tipo aperto. E forse non so quanti di voi conoscono, ma quanti, se c'è qualcuno dell'università, saprà che la Commissione Europea sta spingendo tantissimo per aprire i dati della ricerca. C'è un'iniziativa a livello europeo che si chiama Open Science Cloud, tra le altre cose, e questa iniziativa ha come base, diciamo, nascono da dei principi che si chiamano i principi FAIR, dove FAIR sta per queste parole che vedete scritte qua, e devo dire che sono principi molto generali, molto ragionevoli anche, che dovrebbero, abbiamo adesso valere al di là dei dati di ricerca scientifica, che va benissimo aprire e meno male che si aprono, insomma agevoleranno sicuramente anche il mondo della ricerca, ma secondo me sono principi veramente generali che valgono per qualsiasi altro tipo di dominio. Allora, il primo dice findable, quindi findable significa che dovete fare in modo che i vostri dati siano associati dei metadati in maniera tale da associare, far sì che i vostri dati siano discoverable, ok? Ma sicuramente anche che ad ogni dato venga associato un URI permanente nel tempo, perché è quello che io mi posso sempre continuamente riferire all'interno del tempo. E Ontopia ce l'ha tutto, ok? Su questo non c'è dubbio. Accessible significa che deve essere accessibile per tanti, per le macchine chiaramente, ma anche per gli utenti, ok? E Ontopia sicuramente è accessible, perché noi usiamo naturalmente i protocolli del web, HTTPS, usiamo standard per la loro interrogazione di Spark, quindi sicuramente i dati sono accessibili. Interoperable, ancora una volta, usiamo standard del web semantico, sono standard riconosciuti a livello internazionale e nascono proprio per questo. Reusable, perché naturalmente i dati più sono riutilizzabili e meglio è, chiaramente, perché così si crea effettivamente valore. E nel nostro caso di Ontopia tutte le ontologie sono aperte per definizione, sono pubblicate su GitHub Italia, nella piattaforma Developers, e sono tutte associate una licenza aperta, in questo caso è la CC BY 4.0 che è stata scelta, e sono collegate ad altre ontologie standard del web dei dati. Adesso spieghiamo in che modo. Quindi, da un punto di vista meramente tecnico, questi principi sono stati da noi così implementati. Allora, in Ontopia, come facciamo ad assegnare i URI persistenti e permanenti nel tempo? Allora, abbiamo deciso di usare un servizio, non so quanti di voi lo conoscono, per quelli che smanettano con ogni LinkedIn data, che si chiama v3d.org. v3d.org è un servizio di permanent URIs, fornito da una comunità ospitata all'interno di V3C, ok? Il meccanismo qui è molto semplice, voi richiedete, diciamo, un pezzo, una parte, diciamo, di v3d.org, noi abbiamo richiesto v3d.org Italia, quindi ne abbiamo tenuto veramente molto generale. Richiedere significa che dovete fare una pull request. Spero che mi seguiate, insomma, su questa terminologia, però fare una richiesta sul loro repository che sta pubblicato su GitHub, di avere appunto Italia, e dentro definite delle regole di redirect, ok? Verso la piattaforma dove voi ospitate questi dati o queste antologie. E in particolare poi noi abbiamo sottostrutturato, diciamo, Italia in onto per tutte le ontologie, controllo del vocabulary per tutti i vocabolari controllati, e data ci saranno tutti i dati veri e propri creati sulla base di modelli. Poi l'altra cosa che abbiamo detto è siamo in un mondo aperto, non è che possiamo pensare quando siete su internet di avere dei confini, ok? Quindi siccome interoperiamo anche, dobbiamo interoperare con l'Europa,
dobbiamo far sì che qualcun altro abbia nella loro voce capisca, no? Quindi la nostra scelta è stata che tutti gli URI sono in inglese, ma ogni concetto dell'ontologia e ogni proprietà dell'ontologia di fatto ha una doppia label sia in italiano che in inglese, quindi chiunque potrà leggerlo nella lingua che meglio crede. Ci siamo fermati all'italiano e all'inglese, anche se alcuni vocabolari sono anche in tedesco. Ho collaborato con la provincia autonoma di Bolzano, essendo il tedesco una minoranza linguistica italiana, bisognerebbe fare un video anche in tedesco, ma per il momento almeno nelle ontologie siamo solo fermi all'italiano e all'inglese. Non solo le label, ma anche tutti i commenti che descrivono la semantica di ogni concetto sono sia in italiano che in inglese. Le ontologie sono interamente navigabili attraverso HTML, perché è una cosa importantissima. Se volete che queste cose vengano accettate da una comunità molto ampia, potete pensare che uno si metta a leggere solo l'RDF o uno standard tipo l'Ontology Web Language, ok? Ci sono molte delle pubbliche amministrazioni che non hanno queste competenze, non è un male in assoluto, meno male, ognuno di noi ha le proprie competenze, però dargli degli strumenti affinché loro possano navigarsi in ontologie, per esempio via HTML, come navigherebbero una normale pagina web, è sicuramente un valore aggiunto. Però naturalmente noi siamo fedeli al fatto che tutto questo deve essere machine readable e quindi c'è un'interrogazione attraverso uno sparkling point. Abbiamo usato una metodologia di sviluppo delle ontologie che si chiama Extreme Design, Agile Extreme Design. Quello che facciamo è riutilizziamo cosiddetti ontology design pattern. Cosa vuol dire ontology design pattern? Molto spesso capita che nei vari domini dei dati si incontrino in fase di modellazione gli stessi identici problemi, ok? Un qualche cosa che varia nel tempo è un qualcosa che lo incontrate nel dominio dell'agricoltura, così come nel dominio della scuola o della sanità. Allora, gli ontology design pattern sono delle soluzioni per dei problemi ricorrenti, quindi ti danno già loro un modo per poter modellare in maniera forte delle situazioni o dei problemi che tu hai nella tua modellazione. Un'altra cosa che abbiamo fatto è che tutte le ontologie che troverete su GitHub Italia sono tutte fornite secondo tre serializzazioni del modello RDF, RDF XML per quelli che vengono dal mondo XML, JSON LD per tutti quelli che vengono dal mondo JSON. Poi, onestamente, la soluzione che a me piace di più in assoluto è RDF Turtle, perché quantomeno è anche leggibile da un umano. E l'altra cosa su cui molto spesso ci accusano di ma vi state reinventando la ruota, è che applichiamo una tecnica di riuso indiretto di altre ontologie. Faccio un esempio: se io ho il concetto di persona, allora io potrei benissimo dire uso un'ontologia di riferimento che già esiste nel web dei dati, che si chiama VOAF, Friend of a Friend, ok? Però quello che abbiamo fatto qui è stata un'operazione diversa. È stata di dire, noi definiamo la nostra semantica che è interamente controllata e ci allineiamo alle altre ontologie presenti all'interno del web. Questo ha delle motivazioni in termini tecnici all'interno del Data and Analytics Framework, ma è anche un modo per poter dare sostenibilità alla vostra semantica. In sostanza, l'approccio un po' più tecnico, se comunque ad alto livello, è quello che vedete qua. Cioè, noi abbiamo l'ontologia con le sue componenti, classi e proprietà, e come vedete abbiamo creato a parte tipo un'altra ontologia che abbiamo chiamato di allineamento, che importa l'ontologia che noi abbiamo definito, ma che definisce tutti gli allineamenti alle altre ontologie presenti nel web dei dati. Questi allineamenti possono essere allineamenti forti, quindi io dico che la mia classe è equivalente ad un'altra classe, che è un'altra ontologia presente nel web dei dati, oppure posso dire che la mia classe è più o meno lo stesso concetto da quell'altra parte, ma magari io ci aggiungo qualcosa in più, ok? Quindi con costrutti tipo subclass of, equivalent class, subproperty of, eccetera, riusciamo a gestire questi allineamenti con altre ontologie presenti all'interno del web. Guardate, la stessa DBpedia che abbiamo citato prima
adotta lo stesso tecnica, ok? Si è fatta la sua ontologia, enorme, l'ontologia di Wikipedia, dove si ridefinisce di nuovo tutti i possibili concetti di tutti i dati che lei raccoglie e poi ha degli allineamenti verso le altre ontologie. La stessa cosa fa il V3C quando fa delle ontologie, c'è un'ontologia che noi abbiamo visionato che è l'ontologia sulle reti dei sensori e anche lì il V3C adotta la stessa identica metodologia. L'altra cosa che dice questa figura sono altre due in realtà. La prima è che quello che noi facciamo in Italia è di creare dei cosiddetti application profile. Che cosa sono gli application profile? È una terminologia che si sta venendo un po' fuori nel mondo V3C. Allora, se voi prendete un'ontologia del V3C, il mondo là è molto aperto, infatti si parla di open world, ok? E quindi un po' tutto è ammesso, tutto sommato, nel senso che se voi andate per esempio a prendere come riferimento, mi viene in mente perché è abbastanza nota nel contesto italiano, l'ontologia per descrivere i famosi data catalog, cioè i cataloghi di dati, andate al V3C, c'è questa ontologia che si chiama DCAT, se andate a vedere là, cioè non c'è scritto che il dataset deve avere uno e un solo titolo, per esempio, ok? Dice che il dataset ha una proprietà generica di titolo, quindi vuol dire che potenzialmente può non averlo, ma può anche averne N, ok? L'application profile è in qualche modo qualcosa che pone dei vincoli su questo modello open world, ok? E quello che noi qua facciamo è di creare un application profile perché vogliamo dare un certo requisito di qualità ai dati che abbiamo, perché altrimenti tutto è possibile. Allora, siccome io nella mia consulenza Agid ho anche, e ancora adesso qualcosa vedo, insomma, del portale nazionale dei dati aperti, il famoso dati.gov.it, là dentro quando Agid ha preso in mano questo catalogo c'erano dei dataset senza titolo. Ora c'è dei dataset senza titolo, ma come si può pensare che gli utenti poi riescano a cercare magari l'informazione che vorrebbero trovarci, no? E allora è chiaro che abbiamo cercato di mettere dei vincoli all'interno di queste ontologie. Chiaramente il T sta per Italian, perché dei vincoli l'Europa già ce li mette e l'Italia però ce li vuole ulteriormente mettere oppure specificare, mantenendo l'interoperabilità con l'Europa, perché noi abbiamo anche una normativa da seguire e queste cose sono anche importanti in virtù della nostra normativa. L'altra cosa che c'è scritto in questa slide è che noi abbiamo collegato l'ontologia ai vocabolari controllati di cui vi dicevo in precedenza. Faccio un esempio: l'ontologia delle strutture ricettive ha il concetto di struttura ricettiva e ha il concetto che una struttura ricettiva ha una certa tipologia di struttura ricettiva. La classe tipologia di struttura ricettiva è collegata a un vocabolario controllato dell'elenco delle strutture, delle tipologie di strutture ricettive che abbiamo in Italia a livello nazionale e anche a livello locale. Okay? Quindi per fare questo noi abbiamo creato una notation property cosiddetta nel mondo dell'ontology web language che mi consente di specificare per ciascun concetto, ma anche per ciascuna proprietà, qual è il vocabolario controllato di riferimento che controlla le istanze di quel concetto. Okay? E questo è il GitHub Italia, okay? Si chiama DAF, ontologia vocabolari controllati. Abbiamo deciso di operare in questo modo. Quindi abbiamo versioning qui delle ontologie, ciascuna ontologia ha un versioning, abbiamo fatto un'ulteriore gestione del versioning, oltre naturalmente a quello che vi dà la piattaforma stessa GitHub, dove avete le varie versioni dell'ontologia e poi c'è quella cartella che è scritto latest che indica l'ultima versione disponibile, quindi in questo caso se la versione 11 è l'ultima, là dentro c'è la versione 0.11, ok? Questo ci serve per una serie di software che stiamo costruendo attorno e che stiamo utilizzando nel DAF. E qua vedete, come vi dicevo prima, le diverse serializzazioni per l'ontologia, questa è l'ontologia delle organizzazioni pubbliche e private, e vedete che c'è il file Alliance, che è, diciamo, l'ontologia che importa quell'altra, che non ha scritto Alliance, ma che ha anche gli allineamenti con tutte le altre ontologie del web. E questo è, di fatto,
lo stato attuale forse non è l'ultimissima versione aggiornatissima dell'ontologia che abbiamo fatto allo stato attuale. Anche qui non siamo partiti a caso nel fare le ontologie, siamo partiti strutturandole in un livello core di ontologie che sono di fatto dei building block fondamentali, no? Quando parliamo di persone, quando parliamo di organizzazioni, quando parliamo di luoghi e indirizzi, quelli ce li avete in tutti i dataset, quasi tutti i dataset, ok? Sicuramente l'indirizzo c'è da quasi un po', ok? Poi abbiamo quelli di dominio verticale e poi abbiamo delle altre di supporto che in qualche modo stanno in mezzo e che fanno anche da raccordo tra quelle di dominio, anche quelle sotto. Per esempio le ontologie di supporto per la modellazione del tempo, per la modellazione dell'unità di misura, c'è tutta la parte dei punti di interesse che è un'ontologia effettivamente intermedia che usiamo anche in diverse parti all'interno di quel dominio, delle ontologie di dominio. Sotto ci sono i vocabolari controllati usati da queste ontologie e di lato ci sono due ontologie di metadatazione. Una è l'ontologia di metadatazione dei dataset, il famoso DKTP-T che in Italia, forse per quelli di voi che lavorano alla pubblica amministrazione, conoscono, l'incubo attuale delle pubbliche amministrazioni che si devono adeguare a questo profilo. E poi c'è un'altra ontologia che è l'ontologia della metadatazione delle ontologie. Noi la chiamiamo l'ontologia delle ontologie, che si basa su quell'altra ma che aggiunge degli ulteriori elementi che caratterizzano le ontologie stesse. Volevo farvi notare quel progetto là che si chiama ARFO, è un progetto del Ministero dei Beni Culturali che sta facendo anche lei la rete di ontologie dei beni culturali e quel progetto usa direttamente, loro hanno adottato la tecnica di riuso diretto invece, Ontopia, e noi importiamo in Ontopia le loro ontologie, quindi importiamo il loro core e quindi i due ambienti sono tra di loro interrelacciati. Ma Ontopia la potete vedere anche con una rete, questo è, anche se ripeto non è aggiornatissimo perché mancano quelle che abbiamo iniziato a definire nei giorni scorsi, questo è il disegno di della rete di ontologie. Quell'ontologia che vedete là sulla sinistra si chiama FULL, non è un'ontologia che definisce niente, semplicemente importa tutte le ontologie della rete in maniera tale da avere un unico punto di accesso a tutta la conoscenza delle ontologie. Mentre quella che vedete qua, nella destra, è l'ontologia cosiddetta fondazionale, cioè un'ontologia di livello A top, diciamo, che definisce dei concetti molto molto generali, tipo entità, oggetto, attività, sistema, e che è l'ontologia di fatto che ci consente di interrelacciare tutte le altre ontologie tra di loro. E questi sono gli attuali numeri, forse qualcosa a livello di numero delle ontologie dovrebbe essere giusto, però di quelle 25 una è in fase di sviluppo ed è l'ontologia che segue il modello GTFS dei trasporti pubblici, come definire un percorso di una metro o di un autobus, ci serve per alcuni dati che delle pubbliche amministrazioni. Altre due sono in fase di revisione, che sono le ontologie sui cammini d'Italia, stiamo facendo anche questa cosa, quindi via Francigena, queste vie famose di Appia, insomma, e così via. E vabbè, qui avete un po' di altri numeri, abbiamo anche un mapping tra due vocabolari controllati, anche questo mapping machine readable che ci serve tra l'altro in un progetto specifico. Naturalmente, ve lo dicevo prima, esiste una user interface per poter navigare tutte queste cose e abbiamo scelto di essere veramente plurali il più possibile, ok? Abbiamo una navigazione HTML via questo software che si chiama Load. È un software sviluppato da tutto in open source, ok? Tutta sta roba è open source. È un software sviluppato dall'Università di Bologna. Vi serve semplicemente per navigare l'ontologia, lo vedete là, insomma, vi fa una table of content con le classi, le proprietà e così via, quindi voi potete navigarlo, potete saltare tra i vari concetti, vedere la semantica associata a questo concetto. Però abbiamo anche la navigazione HTML attraverso un altro software, che questo tra l'altro per i dati useremo parecchio e sarà molto interessante, che si chiama LoadView.
questo è un software, per quanti di voi non lo conoscono, ancora una volta open source, sviluppato da un'azienda italiana, e ingloba al suo interno anche il cosiddetto Log Live, che vi consente di visualizzare l'ontologia e gli elementi anche i dati come un grafo e di navigarlo proprio come un grafo. Chiaramente abbiamo un'interrogazione machine to machine via Sparkle Endpoint. Questa è la classica finestra di un virtuoso Sparkle Endpoint, che è l'endpoint che abbiamo scelto all'interno del Data Analytics Framework. Ma abbiamo anche una versione di visualizzazione grafica via WebAwl della stessa ontologia, dove ogni nodo poi ha anche la sua descrizione a lato, multilingua e così via. Ora, qui avevo fatto un esempio di interrogazione sui dati. Attualmente nello Sparkle Endpoint del DAF ci sono le ontologie e i vocabolari controllati. I vocabolari controllati a tutti gli effetti sono dei dataset, ok? Quindi sono dati. E questa è un'interrogazione Sparkle, sullo Sparkle Endpoint del DAF, sul vocabolario controllato degli eventi pubblici, di fatto. Vedete là c'è scritto quella cosa lì, vuol dire scossi in schema, vuol dire appunto che è un'interrogazione su quel tipo di vocabolario controllato che filtra, diciamo, le informazioni per gli eventi pubblici di tipo mostra e sagra, ok? Che hanno un label mostra e sagra, o sagra in realtà. Una cosa che dice questa query è che i vocabolari controllati per noi sono fatti collegandoli alle ontologie, ma usando un'ontologia, in questo caso facciamo uso invece diretto di un'ontologia del V3C che si chiama SCOS, che serve proprio per la rappresentazione di tassonomie, di code list, quindi di tesauri e quindi di vocabolari controllati. Ci sembrava la cosa proprio più naturale da fare per modellare questi vocabolari. E questa è la rappresentazione HTML, cioè il risultato in HTML. Il risultato della query voi lo potete anche benissimo fare e ottenere il risultato in CSV, JSON, come via più familiare, insomma. Come vedete è una query molto simile a SQL, però è chiaro che bisogna iniziare un po' a ragionare a grafo qua, ok? E quindi parlare di elementi a triple, come potete notare appunto dalla. Altra cosa su cui di solito ci attaccano molto è che noi lo stiamo facendo top down. Noi stiamo facendo queste ontologie top down, ci mettiamo lì chiusi in una stanza del palazzo e facciamo queste cose. In realtà questa slide vuole invece dimostrare che non è così, o meglio, sicuramente per convergere sulle 25 ontologie in un anno e mezzo, perché questi sono i tempi, in qualche modo devi essere agile, quindi non è che puoi metterti lì a fare gruppi di lavoro infiniti che durano anni, come mi è anche capitato, però sicuramente non è vero che noi non collaboriamo con le pubbliche amministrazioni o con potenzialmente anche gli utenti. Prima di tutto questa cosa non la stiamo facendo da soli, la stiamo facendo con dei centri di ricerca, okay? Perché è lì che ci sta anche la conoscenza più avanzata di queste tecnologie. E per esempio qui vedete alcuni, appunto il CNR, la Sapienza che è stata coinvolta in questi lavori. E abbiamo collaborato molto a stretto contatto con alcune pubbliche amministrazioni, magari non tantissime, però sicuramente con alcune. E in particolare qui le vedete le più recettive finora, in particolare Istat, la pubblica amministrazione che ha proprio quasi come mission interna, cioè proprio tutto un settore dedicato alla modellazione. E quindi lì siamo andati io e altre persone a quattro mani, a sei mani a fare l'ontologia a schermo, ok? Quindi non è per niente vero che non collaboriamo con le pubbliche amministrazioni, anzi, e loro a loro volta avevano i requisiti dagli esperti di dominio anche interni, perché loro fanno indagini un po' su tutto, quindi gli esperti di dominio su certi dati li conoscono, ce li hanno sicuramente. Col MIBAC è un altro, perché è molto diciamo molto sensibile a questi temi delle ontologie, dei linked data nello specifico. Abbiamo la regione Piemonte e Anac, con la regione Piemonte e Anac abbiamo fatto un'ontologia, anche se è ancora un po' instabile, però c'è dei contratti pubblici
che è un altro tema enorme del procurement della pubblica amministrazione. Poi ci sono dei comuni che hanno voluto partecipare sull'ontologia degli eventi pubblici, per esempio, perché il comune di Palermo, città della cultura italiana, se non sbaglio, di quest'anno, aveva questa esigenza di strutturare i dati sugli eventi pubblici, per esempio, no? E l'altra cosa è che gli utenti possono essere coinvolti. Abbiamo tutto su GitHub, sono stati aperti degli issue, cerchiamo di rispondere a questi issue, magari a volte siamo un po' lenti, sicuramente, però c'è uno scambio anche con la comunità. Altra cosa importante, collaterale a questo lavoro, è un software che noi usiamo nel DAF che si chiama Ontonet Hub. Ontonet Hub è un'applicazione web che è stata sviluppata all'interno del gruppo, insieme in collaborazione anche con il CNR, di indicizzazione di tutte queste ontologie. Cioè ogni elemento dell'ontologia è praticamente indicizzata attraverso questa applicazione web che usa questo software Apache Stumble. Non so se quanti di voi lo conoscono. Apache Stumble è un software della suite Apache che vi consente di gestire di fatto contenuto che comunque ha degli elementi semantici di gestione dietro, ok? Grazie ad Apache Stumble noi siamo riusciti sotto un Solr, di fatto un motore di ricerca, a indicizzare un po' tutti gli elementi delle varie ontologie. Questo è importantissimo, qui trovate il GitHub del team digitale in software, cosa importante perché poi usiamo questi in queste applicazioni, appunto abbiamo, lo usiamo per fare il catalogo delle ontologie di vocabolari controllati, ma lo usiamo anche per fare il cosiddetto semantic tagging all'interno del DAF. E sono alcuni degli usi di queste applicazioni e dell'ontologia stessa. L'ontologia poi inizia già a essere un po' utilizzata, ci sono alcune aziende, appunto, tra l'altro contratti pubblici, insomma, c'è un'azienda che era particolarmente interessata con l'ontologia perché ci sta costruendo un business e quindi è chiaro che lato piano noi siamo interessati anche a questo. Ora, vi ho parlato del DAF, brevissimamente, io non so quanti di voi conoscono questo DAF, alcuni continuano a chiedermi, ma un link dove lo trovo, ok? Allora, il DAF, molto brevemente, è fatto da tre componenti. C'è una componente sicuramente tecnologica che è un'infrastruttura dietro di big data e open data, ok? Però il DAF è anche qualcosa di più, infatti di solito quando Raffaele Lillo, che è l'inventore di fatto di tutto questo framework, lo presenta anche con altri due elementi fondamentali che sono sicuramente il gruppo di specialisti, cioè di data scientist e anche di ingegneri sui dati che lavorano a supporto del team e che danno supporto alle PA, ma c'è anche la componente legislativa, ok? Perché senza quella nel mondo della PA nulla sarebbe funzionato. E quindi nel nuovo codice dell'amministrazione digitale hanno inserito uno specifico articolo che parla proprio del DAF, gli hanno dato il nome italiano, che è la Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati. Allo stato attuale la